Вам поможу. Вам поможу. Да, давайте на пошли, Рафа. Мы тебе чинарили на имя брусу два, на ливоч надо. Сюда пойдите. Здравствуйте. 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 Anche in piedi una sartoria volante. Una sartoria che sta producendo le bandiere ucraine perché ne avremo bisogno. Con le nostre bandierine. Chi può aiutare? Il signore dice. Due parenti, mia sorella e mia nipote, sotto occupazione, già da sabato. Dai, 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 forza, forza, che dobbiamo lavorare, prego. Sì, lei sa, era presidente di Socre. Dopo io lavoravo con una signora anziana. E io non avevo comunicazione questi giorni, solo ieri. Mia nipote mi ha scritto due parole, con sorella ancora non è comunicata, ma invece è tutto a posto. Con me tutti mi aiutano, tutti mi chiedono che cosa posso fare per noi. Grazie. E tutti occupanti ceceni. Questo esercito ceceno è arrivato per fare proprio paura prima. Ha detto state ammazzate qualche gente proprio con queste macchine di guerra passate sopra. Dopo una donna urlava da finestra che andate via, non vogliamo. Loro hanno fatto sparare e basta. Questa città piccola, che non c'è niente. Anche mi portate giocattoli per bambini domani. Mio fratello a Zaporozhye ha detto sparano, bombardato aeroporto. Dopo mio figlio a Leopoli. Sua moglie dopo ieri, già 40 ore quasi, è stata partita in Varsava, Polonia, con bambino 6 mesi. Pulmino pieno di bambini, con sua sorella. Adesso sta abbastanza bene. Loro mi dicono stai di là, non vieni perché niente da fare. Io ho quasi 71 anni. E allora... Abbiamo un appartamento, non lo so che cosa. Sì, padarsi non... Proprio a Kiev, città bellissima, lei mai stato. A 65 anni, adesso lei può appena un mese come morta, allora un po' libera. Allora qua vediamo le ragazze indaffarate che stanno facendo dei pacchi e lì nella lontananza donazione dei soldi in ordine, chi vuole donare il denaro. E ieri non c'era qua nessuno, però il parroco ha scritto un WhatsApp vocale e ha pregato tutti di lasciare il lavoro, lasciare tutto urgentemente, di venire a dare una mano, perché appena arriva la roba bisogna smistarla, perché non possiamo mandarla tutto in un pacco unico, dobbiamo mandare già smistata, pasta per pasta, e conservi per conservi, e vestiti per vestiti. Vedete, ci siamo organizzati a... Qua arriva la roba, la smistiamo già per cartoni, cartone per cartone, poi ragazzi con la penna scrivono sopra cosa, dove sta, per esempio i biscotti, la pasta, i conservi. Vedete che mettiamo tutto separatamente, così lì arrivando non fanno fatica di riconoscere il cibo. C'è una solidarietà veramente enorme. Qua sono detersivi, shampi, comunque tutti i detersivi, tutti... Qua ci abbiamo anche la sartoria, se volete vedere. Qua abbiamo una camera, una stanza dove le ragazze smistono i vestiti, vestiti di ogni genere. Adesso abbiamo molto bisogno di vestiti bambini, mutandine, calzini. Di ogni tipo di... Sì, la stanzetta per bambini, come vedete, tutti i lavori dei bambini. Nada. Спасибо, девочки, спасибо большое вам. Ашугамани? А куда Ашугамани? А, я же не знаю.
Tutti sono signore sono badanti, allora non possono venire tutti i giorni la sera, possono riunirsi solo sabato e domenica quando hanno i giorni liberi e poi anche le feste. Poi, hai tutto il terzo. È bello che sai cos'è bello, perché noi siamo cristiani assolutamente, questa è la Madonna, anche voi avete la Madonna, questo è Gesù Cristo, cioè non che anche russi pregano su queste icone, sono le nostre icone, icone ortodossi, però è così. I simboli religiosi sono simboli forti, però anche in questo caso di guerra non ferma nessuno purtroppo.